Sono Gianluca Macconi e attualmente sto lavorando sia per il mercato italiano che per quello francese, in Francia con Elia, che è una serie appena conclusa, e Elfi, che è una serie corale realizzata da 5 staff diversi ma ambientata nello stesso mondo. E in Italia invece sto lavorando a Orfani, terza stagione, con Roberto Recchioni e tutto lo staff della Bonelli, e a Criminal con la Mondadori. Beh, qui in Italia io ho lavorato col Becco Giallo, con cui ho fatto I delitti di Alleghe e Il delitto Pasolini, e poi ho fatto una serie di albi con vari editori, racconti brevi con Star Comics e altre piccole realtà editoriali, relativamente piccole realtà editoriali. Ed è Tech Requiem, una biografia a fumetti di Jimi Hendrix, e un adattamento del Viaggio verso Occidente, racconto romanzo cinese realizzata con Lavieri, e basta. Adesso attualmente lavoro quasi solo per il mercato americano, per il mercato francese, scusa. Con la Disney ogni tanto faccio dei lavori più che di fumetto, di illustrazione, con i titoli dei film d'animazione. Ho lavorato alla graphic novel di Ralph Spaccatutto e ogni tanto faccio qualcosa occasionalmente per i titoli nuovi come Big Hero 6. Su Orfani sto disegnando il secondo albo della terza stagione, che avrà un setting completamente diverso dalle precedenti, ma non si può ancora dire assolutamente niente, è top secret, ma sarà una cosa diversa. Al di fuori di fanzine, che sono riviste amatoriali più che altro, cose di questo tipo, il primo lavoro pubblicato è stato proprio I delitti di Alleghe col Becco Giallo, con una sceneggiatura fatta un po' a braccio, concordata con l'editore, però sostanzialmente materiale mio, insomma, di realizzazione. E però ufficialmente il primo lavoro sia disegnato che scritto da me è Il delitto Pasolini. Ho lavorato un pochettino all'inizio con Giulio De Vita, ogni tanto un disegnatore che lavora soprattutto in Francia. Ogni tanto, visto che era mio vicino di casa, andavo da lui e gli davo una mano a fare delle piccole cose, così. E poi c'è stato, proprio con l'esordio del Becco Giallo, cercavano dei disegnatori della zona e lì abbiamo iniziato io e Paolo Cossi a collaborare con loro ufficialmente. Quindi praticamente l'esordio è stato questo. Poi per i lavori con il mercato francese invece la storia è molto diversa, perché dopo una gavetta abbastanza lunga e tutta una serie di prove fatte sia per la Francia che per l'America che non hanno portato a grossi risultati, poi ho iniziato con Soleil tramite un agente, quindi una cosa un po' diversa dallo standard e dalle situazioni a cui ero abituato. Ma come lettore sono abbastanza onnivoro, anche se in realtà la maggior parte delle cose che leggo di natura francese, di origine francese, mi servono più che altro come riferimento per i lavori che faccio, perché più che altro la mia formazione è di tipo americano, vengo dai comic book e quelle cose. Poi avevo la fortuna da piccolo di avere degli amici un po' più vecchi di me che avevano collezioni intere di Eternauta e albi di Pilot e quelle cose, quindi potevo vedere delle cose un po' più impegnative, diciamo, a livello grafico. Come disegnatore preferisco le cose umoristiche, perché sono più divertenti da disegnare, ti lasciano molto più libertà, molto più gioco per sperimentare cose diverse. Però in realtà mi piace un po' di tutto e ho fatto un po' di tutto. Mi piace cambiare molto il segno e l'atteggiamento con cui lavoro, passando da una situazione all'altra. Mi piace molto aggiornarmi, guardarmi intorno, perché ci sono sempre un sacco di cose interessanti. Poi per amore di giovinezza, e che poi mi è rimasto sempre nel cuore, c'è Alex Toth, che è uno dei disegnatori che prediligo, anche se in realtà non c'è molto nel mio stile di quello che si vede, e devo molto a
Giulio, appunto, che malgrado abbia lavorato con lui relativamente poco professionalmente, però mi rimane nel segno, mi rimangono alcune cose, soprattutto alcuni insegnamenti che mi ha dato proprio in maniera diretta sul come guardare le cose, come ridisegnare. Per il futuro mi piacerebbe lavorare, ritornare a mettere le mani su dei progetti miei, cose che non ho avuto il tempo di sviluppare negli ultimi anni. E fondamentalmente un racconto per ragazzi, una cosa di fantascienza a cui mi piacerebbe lavorare. E poi il mio sogno nel cassetto è quello di realizzare una versione a fumetti del Mahabharata, che potrebbe essere una cosa impegnativa, e quando partirò penso che 10 anni della mia carriera saranno dedicati solo a quello.